Consiglia Liprandi, cosa hai appena fatto con questo fornetto Ferrari qui allo show cooking fruttariano al Vegan Fest a Porto Sant'Elpidio? Allora, doveva essere un tacos, però poi durante la cottura si è gonfiato e allora l'ho aperto. È venuto un panino focaccia o un calzone, sì, un piccolo calzone. E ci ho messo dentro della frutta ortaggio alla piastra, zucchine e melanzane e poi la capricciosa, l'insalata capricciosa fruttariana che abbiamo fatto prima. E niente, adesso vediamo un po' se è buono. Vediamo la maionese fruttariana. La maionese, per esempio, quando loro è buona che ci mette la frutta. Però la di platano, eh? Fatto col platano. Questo è fatto col platano, quindi è un frutto. Chi tocca? Se non c'è il pomodoro, me lo mangio. No, c'è il pomodoro? No, questo è più piccolo, prendi quello più grande. Va bene. Non è troppo per così me. Così faccio cena, non se ne guardo più. Ce ne sono ancora due, ti tocca? Io non l'ho provato. Vieni, dai, forza. Ti tocca? Dai, vabbè, non lo provo. Oh! Oh. Dai, vabbè. Ma perché non l'avevi ancora provato? No. Dai, vergogna. Io stavo metabolizzando. Questa la mettiamo dentro un po' più grande. E tu riusciamo a farla gonfiare? Sì, ma? Milano. Andiamo. Milano. Una pasticcia meglio quella che per me. Mazzo, adesso in questo momento sono aumentati. Per esempio, la cosa che non mi piace tanto è il muscolo del grano. Troppo proteico però, eh? Molto proteico, troppo proteico. Quella non la potevo fare vegana, molto proteico. No, senta una cosa, il muscolo del grano è fatto con la farina di adesso stai mettendo l'impasto fruttariano fatto con il platano. Col platano verde, sì. Platano verde. Abbiamo fatto la palletta di platano, forse qualcuno su Facebook già la conosce, è stesa sottile col mattarello e lo cuociamo in questo fornetto per fare, vediamo un po', una piadina, un tacos barra calzone. Quindi sono tutti ingredienti fatti di frutta, quindi ho la frutta dell'ortaggio dell'orto. Sì, in questo caso è la banana tropicale, il platano verde, certo, abbiamo usato questo. Abbiamo cotto e trasformato fino ad ottenere la piadina. Ok. Qui abbiamo maionese con la mozzarella. La maionese fatta... Allora, no, questa è la mozzarella. L'abbiamo usata come mozzarella sulla pizza ed è fatta di polpa di avocado, olio di oliva denocciolato e sale marino integrale. Poi abbiamo fatto anche la maionese, che è sempre gli stessi ingredienti, con aggiunta di succo di maracuja. Succo di frutto della passione. Esce un po' di fumo dal fornetto. Va bene. Perfetto. E qui abbiamo invece l'insalata russa, l'insalata capricciosa. L'insalata capricciosa è fatta con... Con chayote a julienne, la zucca butternut, sempre a julienne, e il peperone rosso a julienne. A julienne. Com'era? Com'era? Puoi testimoniare? No, assolutamente. Buono? Buono? Tu? Che dici? Buono? Sì. Tu hai provato, sì? Prima, sì, buonissimo. Prima. Si è avventato. No. Tocca a me al prossimo? Sì, però se sei di parte non vale. E mamma mia, è sempre scientifico come esperimento. Guardate come si gonfia. Questo è un impasto di platano, cioè di banana sudamericana. Ma adesso... E la banana non si può usare? La banana verde, sì, però deve essere verde. Non è un pochino meno amidace la banana, quindi non si riescono ad ottenere dei risultati. Però qualcosa, ci si avvicina, ci si avvicina. È un po' più difficile. Meglio il platano, più amidace. Ma se sto orario ci sono molti più collegati. Con i costi conviene trasferirsi ai Caraibi, mangiando tutte queste cose, avocado, platano. In realtà... No, vabbè, trovi anche nei supermercati. Trovi anche la Lidl, queste cose. Anche la Lidl, sì. Anzi, gli avocado migliori. Gli avocado migliori in questo periodo li sto trovando alla Lidl. Sono duri, molto duri, li porti a casa così, li lasci maturare in casa. Certo, non è l'avocado appena colto nella zona tropicale, però rispetto, per dire, a quello che ho trovato in altri supermercati o anche in altri fruttivendoli, che ti vendono a 2 euro e pasta un avocado che poi vai a casa, lo apri, è disgustoso. Perché no? Va bene anche la Lidl.
Ragazzi, incredibile. Questa si è un po' carbonizzata. Però si è gonfiata. Si è gonfiata, ha toccato la resistenza e si è carbonizzata. Quindi è gonfissima, si vede. Eh sì. Quindi qua può nascere il panino focaccia o il calzone. Se tu poi tu lo fai a forma di calzone. Solo che quando fa così si brucia ma non si cuoce abbastanza dentro, rimane morbida dentro. Non sembra aver mangiato frutta, effettivamente. Effettivamente. Aver mangiato un kebab o qualcosa di rimane un po'. Spettacolo. E adesso ci buttiamo dentro tutto quello che è rimasto. Però la d'Argentina i ragazzi sono più gravi. È l'ultima, mi sa, questa, perché dopo non ho più condimenti. Dopo ti comprerai anche la cucina. Forse c'è ancora un po' di zucca dentro il contenitore. Ma la zucca come la facciamo? No, beh, se vuoi buttarla dentro. No, non so che. Beh, se vogliamo mortaggio frutta. C'è una prevalenza di melanzane? La verdura è... Sì, sì, però è ovviamente, però la classifica non parlavo mai. Ammazza, abbiamo un botto di pubblico su, che non c'è di solito. Facciamo riscaldare un po'. Fornetto Ferrari per la cucina fruttariana. Quindi la cucina fruttariana, ci abbiamo anche la maionese fruttariana, fatta con avocado, olio e sale. Allora, un po' di questa e poi ci metterei ancora questa. Insalata capricciosa fruttariana. Oh, mamma mia. Sì, ma fate mangiare un po'. No, ma io faccio la cena poi stasera, non preoccuparti. No, noi non contempliamo la... Ah sì, premute, cioè non gli agrumi però. Premi, perché loro le arance, kiwi, queste qua. E magari premi, cioè sono i premitori che premono le mele, premono le pere. Sì, io non ce l'ho mai avuto, però ho visto su internet. Cioè, se no per bere solamente acqua. Uva? Per fare i frullati. Sì, però ti ripeto, si abbassa il fabbisogno idrico, quindi bevi molto di meno. Cioè quando più mangi frutta, che è 80% acqua, bevi dalla frutta. Beh, come quando diventi vegetariano, che anche le verdure non contengono acqua, no? Sì. Però la frutta c'è l'80% di acqua, quindi che poi è acqua organica, cioè acqua con tutti i nove elementi nutrizionali, mentre l'acqua del rubinetto, l'acqua che tu bevi, c'ha tre cose, c'ha un qualche sale minerale e risparmi pure tanti basta, soldi, diciamo, risparmi tanti. Invece l'acqua della frutta c'ha tutti e nove gli elementi nutrizionali. Il vino è frutta marcia. Cioè l'alcol è proprio frutta marcia. Cioè l'alcol non lo bevere. No, è frutta marcita. Nel senso che pure gli animali che si toccano i frutti fermentati, quindi alcolici, vedete che diventano un po' strani, no? Fanno un po' di cazzate. Quasi tutto è quasi crudo. Perché hanno toccato frutta marcia. A parte questa sfoglia da fatto, è tutto crudo. Chi tocca? Marco Simone, penso, no? Nuovo arrivato, l'organizer. Di meno, però. Di meno che gliela mangio io. Ti però. Tocca allora. Di là come? Cosa c'è? Grazie. È la cucina. Una a me, Silvia. Quale vuoi? E beh, lasciamela alla fine. Dagliene un pezzo a Marco che deve assaggiare. Allora, una intera, chi è che la vuole? Ragazzi, nessuno? Beh, smezzala con Marco. Fammene un pezzo di vera. Vai. No, taglialo però in maniera che prendi. Un pezzetto di meno. Non è un pezzetto per me. Marco Simoni, detto l'ultimo dei Moicani. Penultimo, l'ultimo così sarei tu, no? se mi fai tu i capelli, però. Dove siamo qua? Porto? Io posso avere quello Porto di Sant'Elpidio. Quale? Questa? Ok, col platano questo è platano, dentro la insalata capricciosa fruttariana e maionese fruttariana. E poi un po' di melanzane e zucchine, quindi frutto ortaggio. Com'è? Oh. Buona? Oh, quello è romano. Non è... Beh, lui è romano. Lui è romano. Ti tocca questa qui? Chi è che la vuole? Guarda. Occhio, che riesce, eh? A me lasci quella là? Ah, qui okay. C'è un'altra, piccolina. C'è un altro pezzettino, l'ultimo pezzettino.
Ah, ma come contenta. Raga, io me attenzione chiappo. Quindi fatemi capire, anche le noci hanno mangiato? No. Perché il frutto è il mallo. Perché il frutto è il mallo e la noce è un seme maturo, tra l'altro. Mentre il fagiolino lo mangiamo perché il seme è acerbo. Il fagiolino lo mangiate? Sì, okay. È un frutto ortaggio il cui seme è acerbo, quindi è molle, non è carico di tossina. No, casomai potremmo provare a mangiare il baccello del fagiolo. Il fagiolo è un seme... Il fagiolo non lo mangiate? No, non è un seme. Duro. Il fagiolino lo mangiano.